Beh, oggi abbiamo inaugurato questo centro vaccinale che a regime è in grado di vaccinare anche 3.000 persone al giorno solo qui in questo centro. Quindi noi siamo pronti, abbiamo tutta l'organizzazione e la logistica pronta per poterlo fare e per poter reggere all'accelerazione della campagna vaccinale. Aspettiamo solo che le dosi si arrivino ovviamente in maniera nei quantitativi necessari per poterlo fare. Abbiamo fatto toccare con mano al Ministro anche la capacità che abbiamo avuto di sapere spendere in tempi brevi i fondi del potenziamento della rete Covid. Ha visitato dentro l'ospedale Mazzini i reparti di terapia intensiva, subintensiva, pronto soccorso che sono stati realizzati in pochi mesi riutilizzando locali che erano abbandonati da molti anni. È stato all'istituto zooprofilattico dove ha potuto verificare anche la qualità dei nostri laboratori che hanno saputo tra i primi in Italia individuare le varianti e dare un'arma in più appunto per poter, oltre alla capacità di fare migliaia di tamponi, di processare migliaia di tamponi al giorno per affrontare questa crisi. Insomma, io spero che questa visita sia stata utile per il Ministro per capire appunto come l'Abruzzo può partecipare e sta partecipando pienamente a questa battaglia e che quando arriveranno altre richieste ed esigenze di questo territorio, il Ministro sa che qui sappiamo spendere bene i fondi e sappiamo mettere in campo progetti assolutamente all'altezza delle necessità. Riguardo al piano della rete ospedaliera, cosa ha chiesto il Ministro? Ma sulla rete ospedaliera ho annunciato al Ministro che nei prossimi giorni siamo pronti a depositare finalmente al Ministero la tanto lungo attesa riordino della rete ospedaliera. Siccome abbiamo avuto modo anche di parlare di una nuova filosofia, diciamo così, sulla esigenza di riportare la sanità ad essere più prossima ai cittadini e ai territori, questa, diciamo, rete ospedaliera sarà un po' l'occasione di metterci alla prova reciprocamente su questo tema e su questo argomento, perché i parametri attuali che vigono al Ministero in virtù del cosiddetto decreto Lorenzin sono parametri che nelle regioni piccole e con scarsa densità demografica rendono complicato, se non impossibile, avere centri di eccellenza e di avere sanità di prossimità. Speriamo che questa lezione del Covid, l'esigenza di riportare la sanità più vicino ai cittadini e ai territori, venga recepita anche all'interno del Ministero, nonostante i parametri e i decreti siano ancora quelli. Non è che c'è una nuova normativa, si sta discutendo, si è finalmente aperta una discussione, anche una commissione che sta lavorando su un riordino e su una revisione di questi parametri. Però noi appunto presenteremo la nostra proposta e ci auguriamo di trovare da parte del Ministero apertura mentale e flessibilità per accogliere le richieste dell'Abruzzo, perché le proposte che abbiamo fatto sono frutto di un lungo confronto con il territorio, con gli operatori sanitari e sociosanitari, e quindi speriamo appunto di non dover avere momenti di conflitto, ma anzi al contrario ci auguriamo piena e sincera collaborazione tra le istituzioni per arrivare anche a questo risultato. Assessore, è molto significativa questa apertura del centro vaccinale all'Università di Teramo, alla presenza addirittura del Ministro Speranza. Sì, un giorno importante, si inaugura un punto vaccinale hub della ALS di Teramo con la presenza del Ministro, ma soprattutto questo accordo che è stato firmato tra la ALS e l'Università. Ringrazio, esprimo tutta la mia gratitudine al Rettore che ha messo a disposizione questa grande struttura che darà la possibilità, adesso che arriveremo a una vaccinazione di massima, a poter dare l'accesso a tutti i nostri concittadini. Ecco, il Ministro ha scelto anche altre tappe in Abruzzo quest'oggi. Sì, il Ministro è stato presente in tutte le situazioni che sono altamente rappresentative di questa ALS. Questa mattina è stato presso
la sede della Piccola Opera, dove ho avuto modo di verificare quelli che sono le strutture adeguate per assistere le persone disabili. Poi ha visionato, si è reso conto di persona dell'importanza da parte della ALS dell'apertura delle terapie intensive e subintensive dell'ospedale Mazzini, perché così adesso, specialmente che sono diminuiti i ricoveri, daremo la possibilità di liberare tutti i piccoli ospedali e trasferire i pazienti Covid presso questa struttura hub. E poi in questa bella realtà una presenza importante, un coinvolgimento e soprattutto una grande volontà di attesa. Colgo l'occasione per invitare tutti i nostri corregionali a iscriversi sulle piattaforme, a dare la propria adesione. Da dopo anni apriremo anche dai 60 anni in su, e quindi allargare di più queste richieste e queste adesioni.